perdonatemi, però ho incontrato la Tailored che ci ha dato un pacchettino di fustelline da darvi in regalo. Questo è lo stand di Tommy. Tommy Art. Tommy adesso non c'è, è in giro, l'ho visto prima. Dicevo, voi li vedete, quella lì è Taylor, quella alta della Tailored, che sapete che è uno dei marchi che io adoro di più, e ci ha dato un pacchettino di fustelline da darmi in regalo. Ma ce ne saranno 10! Ma che carina che è stata! Scusate se vi ho mollato lì così, però diventava difficile tenere il telefono, riuscire a parlare con lei, salutarla, darle i miei cioccolatini e la card, quindi ho buttato giù, perdono. Però sono così contenta, così carina. La Tailored è uno dei miei marchi preferiti, lo sapete. Oh, guardate, qui siamo da Bella Boulevard. Adesso vi faccio vedere un po' di cose, che oggi sono stata deficitaria. Poi alle 3:30 abbiamo un altro corso, quindi dovremo staccarci di nuovo. La Bella Boulevard è un altro marchio che fa delle carte bellissime. Adesso che ho la scimmia dei Lo, comunque queste fustelline che ci ha regalato, poi ve le faccio vedere perché adesso le ho messe nella borsa gigante della Sizzix che mi sto portando via, ve le faccio vedere, saranno regalini per voi. Guardate questo! No, vabbè, questo ci serve. Adesso mi segno il codice e ce lo compriamo. Ah, ecco, ma sono diversi, guardate. Belli. Questi sono acquerelli. Illustrated Fate. Allora, spostiamoci un secondo, vi faccio vedere un po' di altre cose. Allora, passiamo di qua. Allora, qui chi c'è? Simple Stories. So che Miranda vi ha già fatto vedere, ma adesso ci faccio un giro anch'io perché stamattina avevo questo appuntamento e non mi sono potuta fermare. Ho preso i cataloghi, ho salutato, però. Allora, questa collezione qui ce l'abbiamo già, Sub-Zero. Anche Romance ce l'abbiamo già. Good Vibes. È nuova, quindi ci manca. Mi sono presa il modulo d'ordine stasera per stare sveglia. Questa qui ce l'abbiamo già. Sì, no, è una roba estordente, però vi assicuro che sentire parlare i designers è meraviglioso. Hanno questo entusiasmo, questa positività, questa voglia di condividere che io amo tantissimo, mi ricarica per tutto l'anno. Guardate che belli questi qui. La Simple Stories è forse uno dei miei brand di carte. Oh, questo Mama Lama! Mama Lama forse addirittura l'ho anche già ordinata. Che ho fatto dei preordini prima di partire, di quel che adesso chiaramente non conservo alcun tipo di memoria, quindi probabilmente li ordinerò due volte. Guardate. Bloom. E dall'altra parte, qui ci sono i loro binders, dall'altra parte ci sono. Ah, aspettate che c'è ancora lì, Shipping April. Qui cosa c'è? Prima o poi mi ammazzo con la moquette. Happy Easter. Di questi prenderemo magari kit. Di là abbiamo Shipping April. Oh, ma va bene. Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. No, vabbè. Sono fantastiche queste carte. Simple Stories è, credo, il brand di carte che preferisco in termini. Guardate che meraviglia. Cioè, non riesco a finire una frase perché continuo a dire guardate che meraviglia, cioè non si può sentire sta cosa. Questo è uno dei signori Simple Stories. Andiamo qui. Carpe diem. Allora, ho fatto un corso sui traveler. Ci hanno regalato questo qua. Ci sono un sacco di cosine interessanti che potremmo fare per i planner, per i traveler. Questi sono i planner, questo è meraviglioso. Questi sono quelli personal, che sono molto carini. Qui ci sono tutti gli adesivi, gli abbellimenti, le A5. Magari per i traveler mettiamo su qualche corso carino, tipo una volta al mese facciamo insieme il planner insieme. Facciamo insieme il planner insieme. Vabbè, sono stanca. Allora. Vediamo un po' cosa abbiamo di qua. Laggiù vedo la Doodlebug.
qui ci sono gli Spectrum Noir. Questa marca qua non la conosciamo. Elaviv. Ah, eccoli qua, ne avevo sentito parlare. Dobbiamo poi tornare a fare un giro. Adesso stanno facendo degli ordini, quindi non mi ci metto, però. Allora, qui abbiamo Canvas Quality Style. Vediamo un po'. Andiamo qui, che c'è la Doodle Bug. Facciamo un giro in questo stand. L'anno scorso, ma anche quest'anno è bellissimo, vabbè. Allora, aspettate che sto perdendo le borse. Qui ci sono le collezioni di tutti i loro, i Doodle Pops, i glitter. Di questi alcuni li abbiamo già visti, non sono tutti nuovi, eh. C'è il Twine, vediamo un po'. Adesso poi vi faccio vedere lo stand da fuori. Guardate, washi. Alcune di queste cose le ho già ordinate. Guardate che carino. Lemonade. So funny. Questo qua credo di averlo già ordinato. Sorry. Ok. Gli alfabeti. Ecco, gli alfabeti non li ho mai presi, gli alfabeti della Doodle Bug. Perché? Non va bene questa cosa qui. Guardate anche queste cornici qui. Molto carine. Devo rivedermi un po'. Questi alfabeti sono molto belli, Clelia. Perché non li abbiamo mai presi? Non va bene questa cosa. Adesso stasera Clelia si mette e li cerca. Very cute. Guardate anche quel chipboard. Allora, non preoccupatevi perché queste cose escono un po' alla volta. Non usciranno tutte subito insieme. Guardate che bello lo stand della Doodlebug. Bellissimo. Qui io tanto sto perdendo una delle borse, ma va tutto bene. Qui c'è la Paper Artsy. Sto aspettando prima o poi di trovare Seth Harper e la Heartfelt. Ah, ok, Penny Black. Poi ci fermiamo a guardare magari le novità della Penny Black. Mi ero ripromessa di fare un giro con una certa logica. Vabbè, sapete che non sono affidabile da questo punto di vista. Lì c'è Tonic, vi porto da American Craft, vi porto da American Craft, ogni tanto mi esce questo accento piemontese così. Allora, dovevo anche cercare alcuni boot per trovare i lavori delle mie amiche. Allora, DC. Allora, qui c'è Dierlizzi. Quella lì è di Arlizzi, quella che viene abbracciata. Peebles, la Peebles. La collezione Boy e la collezione Girl. Poi mi faccio dare un bel catalogo di questo qui. Ecco, l'unica pecca è che non fanno i kit. Fanno solo di alcune, neanche di tutti, gli album. Guardate qua però, Family Matters, Welcome Alone, questo è bellissimo, meraviglioso. Jen Hatfield, Dear Litzy, poi una volta la disturbo per farmi fare un autografo e una foto. Lì c'è Vicky Boutin. Riconoscete? Amy Tangerine, che sta mangiando, quindi non la disturbo, povera donna. Mama Elephant non c'è, non è presente in fiera. Questa è Vicky Boutin. Non ti piace niente, Giovanna? Sono d'accordo, neanche a me piace niente, assolutamente. Qui c'è Hedy Slop. Fa vedere le nuove carte. Ascoltiamo.
Hi. Do you mind me filming? I'm live for the store, so customers just love to see this. Yes, I can see. Oh, or I'll just go after they leave. The new releases are beautiful. I know, the new releases are really beautiful. Where are you from? Italy. Oh, very nice. The new planners also, they're really nice. I know, it's actually with the actual gold glitter and the coating. It really looks beautiful. I can't wait until I show them. I don't know. It's her fault if I like glitter and gold. I never used to like anything shiny, and it's her fault. Yeah. She loves gold and she loves that glitter. And now so we all do. All those things. Excuse me just one second. She'll be right. Never mind. Our double-sided Hi. And so you can either add foil, like I did this one. That's just foil added, or you can add the foil. Scusate, ma sto qui un po' ad ascoltare. Mi faccio stare con me. Vado a vedere quel planner tutto d'oro. Guardate che belle le carte. Hi, how are doing? Good to see you. Good to see you. How are you doing? Good. Good? Really good. The show is amazing and the new collection, the new releases are really great. Thank you. I'm sorry, I'm filming, I'm live for the store. So. Keep going, do your work. You gotta be sure to go inside my room. No. I have to go and say, oh, because of the glowing thing? Yes. Oh, my God. It's so fun. So oh, my God. You guys have to come inside. Let's go. It's very secret. Very it's not secret. Really. We want everyone to come in. Oh, my. Look like at this. Got, like, crazy music in here. No, my God. I want all of this. Isn't that so fun? Yeah, that's brilliant. And you can change colors, right? Yeah, because I saw all of any color you want. Yep. Oh, and my. So you choose the letter, and then you choose the wire. The wire, yes. And you make it work. It's so amazing. And these are going to fit into the old light boxes? Yeah. Oh. Well, so this is its own light box. This is okay. A black light box. Oh, okay. And it actually has black light built in. Oh. And so it glows with the black light. The printing is the black printing. Light reactive. Oh my, this is really cool. And I love the cactus. Yeah, good. Oh my, it's really funny. Yeah. This and is really beautiful. Really love this little star. The star, yes. Yes, I miss seeing some of your stars. Yeah, I know. We gotta get some more stars. Yeah, always, anyway, always. So I'll let you keep working. Yeah, thank you so much. Allora, vi racconto. Questa roba qui, queste qui sono delle scatole di cui dietro c'è una luce bianca. E questi qui sono alfabeti che reagiscono alla luce, quindi sono fosforescenti. E queste qui invece sono delle forme, ve le faccio vedere fuori. Qui adesso sembra bianco, in realtà questo qua è arancione. Ok. I'm about to leave. Scegliete il filo e cambia il colore. Adesso vi faccio vedere. They're loving it. So that's funny. A new addiction. Right, I know. Guardatele qua. Il cactus. Clelia vuole portarsi a casa il cactus. E poi c'è l'Eno Joy, che qua adesso non glielo dico per decenza perché siamo in fiera, ma manca una O. Qui praticamente voi andate a infilare questi cavetti qua, che vi danno chiaramente l'effetto diverso a seconda del colore che scegliete. Una cosa meravigliosa. Una cosa meravigliosa. Guardiamo questo stand. Questo stand è sempre meraviglioso. Oh, è quel planner rose goldy? No, scusate, non so se posso toccarlo. Allora. Non so se posso toccarlo, non credo però che sia... No, probabilmente non è della nuova linea, perché questo qui è il nuovo planner che stava facendo vedere, il nuovo A5. C'è una versione che è esclusivo di Michaels, qualcuno di voi mi ha chiesto. Sono andata a vedere da Michaels l'altro giorno, mi sono presa i codici e adesso cerco di capire se in qualche modo possiamo averli anche noi. Oh, ma guardate, c'è la planetaria! Ah sì, eccoli! Oh my God! Oh my God! Questo è color unicorno. Poi se magari la smetto di fare la cretina che mi guardano... Questo è Rose Gold. Allora, Sabrina Lamarina, se sei online, batti un colpo, perché questo è tuo.
Questo è un personal traveler e questo è una 5. Appena arrivo facciamo i preordini. Quello è il box set con la spirale, però da Michaels ce ne sono altri due. E questo che cos'è secondo voi? Ah, un store binder per mettere dentro il planner quando diventa troppo spesso. Sarà mani grasse un problema. Sì. Allora, io di là vedo anche un 2018 tutto rose gold. Qualcuno mi batte un colpo verso le 3:20 perché io devo andare a fare un corso, me ne dimenticherò. Guardate quel 2018 lì. Ci serve tutto, ma adesso ci sono tutte queste ananas everywhere. Adesso chiedo se posso prendere un paio di matite. Do you think I can take a couple of pencils? Yes. Thank you. I'll just take two. So I can give them to my customers as treats. Thank you. Have a nice day. Ho preso le penne. Intanto io vi faccio vedere le carte. Allora, c'è un Pineapple Crush. Sì, di Traveler solo quello inquadrato color unicorno. Queste sono carte. Il letterboard. Il letterboard. E questo è lo storyline. Gli album meravigliosi che fa. E questi sono i kit per decorarli. Ne abbiamo ancora diversi in negozio. Potete usarli per gli album, potete usarli per i low. Magari quando torno facciamo un make and take con questi per i low. Un mini corso. Vediamo. Andiamo, poi tornerò a farmi fare l'autografo anche e a fare la foto. Che carina, è molto carina, ci piace tanto. Qui siamo alla We Are Memory Keepers. Allora, cosa abbiamo qua? La colla, questo che cos'è? P2, questo è un'altra roba tipo il fuse, power bank. Allora, ci sono un sacco di tool che non conoscevo, poi mi devo far spiegare bene. Una taglierina a ghigliottina, paper trimmer, quella grande, vediamo un po'. Ah, qui ci sono i contenitori per cui abbiamo fatto i preordini. Tra l'altro, i contenitori dei preordini e quasi tutto quello dello storage è stato rimandato, almeno mi hanno detto, forse sono arrivata tardi io con i preordini, può anche essere questo, è stato rimandato a inizio marzo, dovrebbe essere una cosa del genere. Appena ho le date precise, comunque ve lo scrivo. Qua ci sono le nostre board. Chissà, la tag board che è nuova. Guardiamo qui che cosa stanno facendo vedere. March. Do you mind me filming? So these are the label makers, and it comes in a kit with a gun, two font wheels, and four different rolls of tape. We have the 3/4 inch tape. Questo è nuovo. Yeah, we dressed it up. Yeah, it's very fancy. It's got that retro modern look, just like our typewriters and our sewing machines. But it's nice though, because some people are a little intimidated by the electronics, and so they're familiar with this. You know, this is old school. So you've got your 3/4 inch, your 3/8 inch. All you do is turn to get the letter you want, squeeze, and it imprints the letter. Then you can switch out your tape in here. You can switch out your font. Sì, una dimo, una dino. Yeah, and then you cut by pushing down there and pull it out. And what's nice is when you cut it, adhesive. So that you're not trying to get adhesive. When are these coming out? When are these being released? Yeah, those are good. Oh yeah, they are made. They're I was gonna say March, but no, they got they're made. They're beautiful. So this is just like a prototype. It's about 70% finished. We're still fine tuning. This is really beautiful. I really love the design. Yeah, the design is great. It made me buy everything. You know, the typewriter, the sewing machine, and now this, all matchy. And how about this? When is this being released? The Happy Jig. Yes. So it's basically, I don't know, like maybe 10 or 15 years ago.
ago that was really popular, and now it's come back. So it allows you to make different shapes, words, letters, numbers. Uh-huh. It comes with an instruction booklet that shows you how. Oh, with the different schemes. Yeah, and it's got different size pegs, and it tells you which sizes and how many of each size. Okay. And then it tells you exactly where to place them on your grid. Oh, cool. So you know what you're doing and what size wire to cut. And then you're also going to place a starter peg, and that tells you where to put that. Each of these designs can be made into a paperclip if you want to use it as a paperclip. Oh, or my. You can just do the outline for the decorative. And when is this going to be released? Because I haven't really seen it yet in the pre-orders. I want to say February. February. I think it starts shipping in February. That's great. So, but basically you grab your wire once you've got your pegs down. Just the right size. Hold on, sorry, I just want to make sure I have the right. And the rose gold. Yeah. We'll need a lot of that. And you just place your wire in the starter. Okay. And the directions show you where to go first and how to wind it around. But what's nice about this wire is it's really thick, so it's sturdy. But very bendable, I see. Crack or break, but it's very pliable. Oh, good. Which is it's very easy to work with. That's really nice. Yeah, and then the trimmers come with it. They come with it. Yeah, and they fit in the storage compartment with the pegs. It fits in there, so it's all together. Great. And you're going to be selling the wires too, right? Yeah, you get some wire with it. As a starter kit? Yep, starter kit. But you can buy other colors of wire separately in different packs. And then once you pull it off, you can kind of shape it a little bit more. And then you can insert a clip. With you have the instructions there, I see. Yeah. Okay. And this is what it comes with, the instructions. But we also have an Instagram account that's just devoted just to this tool. Oh. So you can send your customers to the Instagram account. I will. There are hundreds more designs. More than this. Okay, that's great. So you can just shift through and find one that you like. And then get the instructions. Great. And some of them have videos as well. That's great. This is really nice. I can't wait until I have it. There's been a lot of good buzz about this. Can I ask you about the tuck punch? Yeah, the tuck board. So this, I don't know, people try to do this with scissors. Yes, I'm one of those. I'm one of them. It's never quite even. No. And then you try to punch the hole and you're like, eyeball it, and it doesn't get quite centered. So this way, you just slide it in. There's different measurements. So you can make really deep cuts or more shallow angle cuts, just depends on what look you're going for. So you're going to line it up on these guidelines. I'm going to try that one. And then it's just like the other punch boards. You just then fit you your blade into the guide there, slide it across. And then we're going to flip that over. You can have a lot of different designs. So that's really nice. Do it again. Okay. No problem. And then this hole punch has centering lines. So you just line up it on the width of your paper. So this is 3 inches, so I'm going to go 3 and 3. Okay. And then punch, and the hole's perfectly centered. So you can see you've got more shallow ones here, deeper ones there. Great. And is this going to be released in February as well? Yeah. February. So these two are coming out in February. Great. So we need to be ready for this. Thank you. Thank you so much. I'll just go take a look around. Okay. Thank you. Allora, qui diventa difficile. Ci serve. Ci serve il coso per il filo. Ci serve. Guardate lì qua, il label it. Ci sono gli alfabeti. È proprio una dime. Non so ancora quanto costa perché non ho ancora i cataloghi, ma dopo mi faccio lasciare tutto. Qua ci sono. Questi qui ce li abbiamo già, per fortuna non dobbiamo piangere. Qui abbiamo le macchine per scrivere, la novità è questa qui rossa che è molto carina, io ho quella rosa che è molto bella, questo qua è il paper pad che credo che sia quello che è uscito a suo tempo, ok, qui stanno facendo degli ordini, quindi adesso magari la smetto di blaterare ad alta voce in una lingua straniera. Allora, cos'altro vi faccio vedere? Allora... Non potete capire quanto è bello sentire designers che parlano, sono tutti così entusiasti che per almeno un anno, vero Gianna? Io pure. Allora, poi vi metterò tutti i preordini, non vi preoccupate, non vi lascio senza. Il rischio è che essendo delle release nuovissime, probabilmente saremo in queue, quindi saremo in coda anche noi,
per averli. Io farò parecchi ordini qui, quindi in realtà no, Clelia, non devi andare a caso, andiamo, facciamo le corsie dritte. Ci sono 4 alfabeti diversi per la Daimo. Comunque faremo i preordini, avremo tutto. Anch'io avrò tutto, sono molto contenta. Allora, color box. Sono questi i colori che abbiamo visto fuori, forse. Vediamo un po'. No, forse non sono loro, no, non sono loro. Ho un bigliettino di un boot che voglio andare a visitare, ma che non ho ancora avuto il tempo di tirare fuori. Qui da queste parti ci sarà anche Miranda, boh, chissà dove. Allora, io vorrei trovare il boot della Spellbinders, così vi faccio vedere con Antonio. Allora, adesso che Clelia riesca a trovare in autonomia il boot della Spellbinders, mi scappa molto da ridere, però adesso girate un po' con me, lo cerchiamo. Allora, allora io non mi oriento, cioè, art impression, non mi oriento, meno male che non è tanto grande, sono bellissimi i timbri dell'art impression. Poi ci fermiamo a vedere il boot, vi faccio dare un'occhiata così, ma poi mi fermo un altro giorno. Adesso qui c'è il boot di prima, prima marketing, chissà se c'è Fran Garcia, non lo vedo. Oh, ma guardate che roba meravigliosa! Sì, orientamento questo sconosciuto, cioè. Sì, sì, ho la mappa, ma è assolutamente inutile nelle mie mani. Queste le ho già ordinate tutte, queste carte. Questo lo so e so che non devo riordinarle. Le ho ordinate prima di partire, quindi Clelia, queste non le guardare. Guardate queste, che meraviglia! Sì, ditelo a me, devo vendermi un rene. Guardate questi layout, cioè voi non potete capire dal vivo cosa non sono. Adesso provo a entrare o a girare di qua, qui tanto ormai non so assolutamente dove sono, quindi poco cambia. Qui ci sono le fustelle del planner, questi timbri qua ce li abbiamo già, quei traveler ce li abbiamo là. Hanno fatto uscire finalmente, opla, i traveler, i midori piccoli. Io non mi oriento, ma c'è proprio zero, cioè non... Questo è nuovo, non, boh, cioè Miranda continuava a dirmi, ma ero lì, ti ho detto che ero al... Sì, perché eri lì, a me non dice niente. Eccolo lì, Fran Garcia. Adesso però sta parlando, non vado a rompergli le scatole. Poi però vado a salutarlo. E adesso stanno parlando, sembra una roba brutta, ma domani... Allora, poi, qui siamo alla Ranger, quello lì alto alto è il signor Ranger. Adesso facciamo un giro. Ok. Dilutions. Io con il signor Sizzix ho già fatto, col signor Ranger ho già fatto delle figuracce, quindi me ne vado cheta cheta. Qui c'è Wendy Vecchi. Miranda alla Ranger, davvero? Cioè siamo tutti qui, c'è Timolz con Mario, ma non vado a disturbarlo adesso, bravo. Cioè, già faccio la stalker. Dov'è Miranda? Mi dite, ah, lì! Amica! Ciao! No, ho detto che ho già avuto dei trascorsi con il signor Sid, il signor Ranger, e non c'è Tim con Mario lì, io devo sempre dargli loro le card, ma no. Dove sei andata tu di bello, bambina? Sidix. Anch'io. Ranger. Ranger. Io sono andata a Simple Stories, voglio tutto, non si può vedere sta cosa, è una roba impensabile. Prima marketing, Miranda, le carte nuove della prima marketing sono una roba meravigliosa. Io continuo ancora un po' un giro, abbiamo ancora tempo? Che ore sono? Non ne ho idea, mi dite che ore sono? Se
sistemiamo due deficienti. Sì, è che abbiamo l'orologio è fissato sull'orario italiano. Ma non è che sembriamo. Allora, le 10 in Italia sono le 2. Adesso tutti sapranno che noi siamo. Sono le 2. Ci stiamo filmando l'una con l'altra. Saluta Carmack in Italia. Ciao Carmack in Italia. Ciao, solo cards, solo cards, tag, niente Amazon. Cos'altro vuoi chiedermi? Perché sono preparatissima, Brava, brava. Grazie. Brava. No, perché poi, cioè, poi mi legna la mia amica. Sono le 14, Miranda, quindi in realtà abbiamo un'oretta qualcosa buona. Non possiamo stalkerizzarlo così. Andiamo a stalkerizzare Paul Antonio. Dai, andiamo a stalkerizzare Paul Antonio. Ciao, sono Clelia, ho un negozio, vado al CHA per lavoro. Cioè, voi vi rendete conto? Sì, questa adesso va, dai che ci vedono, ci fanno... Basta, dai, allora. Basta, facciamo finta di... Ma io ce l'ho, Gianna, l'orologio, però siccome non sono capace di fare i conti, lo lascio impostato sull'ora italiana, perché sennò non so a che ora... Non so a che ora posso chiamare casa. Miranda, prima di mangiare andiamo da Paul Antonio. Questa è la... Questi sono quelli da cui siamo andati l'anno scorso quando stavano smontando. Allora, io vorrei andare allo stand della Spellbinders, però non ho assolutamente idea di come arrivarci. Io vado ecco. A mangiarmi qualcosa, tu hai fame? Non te lo so dire se ho fame. Ah, sono andata da Edie Swap, carina, tesoro. Sì, no, io dovrei trovare lo stand, ma non... Cosa fanno? Ci sarà una delle estrazioni. Non partecipiamo perché ci dimentichiamo. Chiaramente, obviously. Ci arrivano anche le notifiche sull'app, ma ci dimentichiamo perché estraggono dei premi qui al CHA per chi partecipa. Ma ce ne dimentichiamo completamente. No, no, sono ritornata qui. Devo assolutamente trovare la... Vado fuori, ci si becca in giro. See you. Dite ciao Miranda, Miranda di ciao. Ciao, 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 ciao. Noi andiamo a cercare la... La Spellbinders, la troveremo? Boh, adesso giriamo ancora un po', ho un'ora di tempo, la troverò. Voi venite con me, così sembra che io stia veramente lavorando, in realtà sto girovagando perché la mappa ce l'ho, ma tanto non sono capace di usarla, quindi cioè, come dire, Miranda poi mi lascia sola a uscire, so uscire e quindi siamo già a posto. Ma la mappa non mi serve a niente, non sono in grado. Su sta mappa poi hanno scritto solo ed esclusivamente i numeri dei boot. Devi andare da un'altra parte per vedere di chi è quel numero. Quindi è veramente time consuming, come dicono qua. Ah, questi sono questi pennelli meravigliosi. Qua mi dovrò sicuramente fermare. Domani magari mi faccio un appunto mentale. Allora, laggiù c'è la mia My Big Ideas, che tanto non dai nuovi planners ai rivenditori, quindi non so che senso abbia andarci, però vediamo se da quelle parti la Spellbinders, se no tirerò fuori sta mappa. Eppure mi sembrava di ricordare che fosse da queste parti, il che mi rendo conto non è indicativo. Lì c'è di nuovo Taylor, della Taylor's Expression, carina. Proviamo a girare di qua. Qui c'è la Fiskars. Non perdete le speranze, eh? Allora, l'Innovation Center. Ok, qui siamo di nuovo alla Sizzix. Adesso mi fermo e prendo la mappa. A meno che... scusate, vi sto facendo camminare con me, prendete una xamamina. A meno che non sia qui, da queste parti qui, direi di no. Adesso Clelia prende la mappa. Oh, c'è Studio Katia, no, andiamo prima da Studio Katia. Ah, eccoli qua gli inchiostri. Oh, guardate che meraviglia! Oh, che meraviglia! Catherine Pooler. No, beh, qui sicuramente bisogna tornare.
questi colori sono stupendi. E qui c'è Studio Katia. Poi adesso sta parlando, ma poi mi fermo a presentarmi. Happy Doodle. Qui abbiamo a British War. Ok. Sì, la Pula mi sono innamorata. Cioè, Penelope di anche queste carte qui, vogliamo parlarne? Allora, Clelia, adesso ti fermi qui un secondo e tiri fuori questa cavolo di mappa. Semplice. Allora, vediamo un po'. Aspettate. Bisogna anche vedere dove ce l'ho collocata. Ce l'ho sul cellulare anche. Allora, l'ho persa. Aspettate, eh. L'avrò infilata chissà dove, adesso smontare la borsa. No. Allora, facciamo così, fermi un secondo. 2900. Ero proprio completamente dall'altra parte. Riprendiamo la mia borsa da Sizzix, dove c'è il fiore gigante di David Tutera. E andiamo, 2900, lì 1500, 2100. Ma proprio tutto dall'altra parte. Va come mi oriento bene. Madosca. Cosa devo farci? Non mi oriento. Allora, 2,9, quindi è giù di là. Andiamo, spediti. C'è una vestita da Wonder Woman, va bene. Tutto bene, negli Stati Uniti nessuno ti guarda, anche se sei vestita in modo strano. Ok. Allora, 2009, proprio laggiù in fondo. Oh, ma c'ero vicina prima, perché lì c'è la We Are Memory Keepers. Porca paletta, sono andata a finire tutta da un'altra parte. Vabbè. Ok. Pineapple Crush. Belli, 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 belli questi stand qua. Allora, 2004, 2006. Fanno questa estrazione di questi giveaway, di questi premi, a cui io non vado mai a vedere, perché sono sempre da qualche altra parte, e gli americani si entusiasmano in fretta. Tatter and Lace. Allora, 2009, 2007, laggiù. Allora, andiamo. In alto ci sono i numeri. Qui 2005. Sì, camminare fa benissimo. Sarò in formissima, quindi. Stickers. Qui c'è l'Eco Park, dopo facciamo un giro. Ah, perché anche l'Eco Park ha fatto i Traveler. E sono belli. Ok. Allora. 2008. Qui è la Webster Pages. 2009. Sarà qui. Spellbinders. Oh. Sempre se l'ho dato, assolutamente sì. Mi informo che mi sta venendo la tosse. Spellbinders. Chissà se c'è Paul Antonio. Ci sono queste postelle bellissime che ci hanno regalato i corsi, che sono una cosa meravigliosa. Meravigliosa. C'è Yana Smakula. Con il marito di Yana Smakula. Fatemi vedere un po' in giro cosa c'è. Ci sono questi timbri qua. Handmade, guardate che bello questo con costello. Ci sono tutte le card. Volevo farvi vedere quelli che abbiamo usato
noi al corso, che però adesso non vedo, fatemi girare di qua. Oh vabbè, ma guarda, noi abbiamo usato questa piuma qua. Questo è lo stand della Spellbinders. Abbiamo usato questa. Però guardate che meraviglia, anche questi cristalli qui o questo fiore qui. No, guardate, good vibes only. Queste ci servono tutte. Guardiamoci ancora un po' intorno. The perfect match. Guardate che belle. Questa col prezzo, il prezzo. Allora, le fustelle della Spellbinders. Oh, qui c'è Gina Kay, adesso vado da Gina Kay. Le Spellbinders sono molto molto belle. Costano un pochino di più, ma ne vale la pena. Ok, mi sta per terminare la connessione per oggi, ma passo poi sull'iPad. Quindi se mi vedete svanire, probabilmente a un certo punto rientro. Non preoccupatevi. Che purtroppo a quanto pare non c'è un'offerta decente per il roaming negli Stati Uniti. No. Andiamo da Gina Kay. Eccola qua. Carina. Hi. Hello. Hi, how are you? Hi. Do you mind me filming you? Oh, not at all. Oh, thank you. So what I'm going to do with this this sample here is I'm going to use the flowers. I'm going to use the Where Flowers Bloom coil leaves, and I'm going to use the Where Flowers Bloom dots. Now, here's the stamp set that goes with this set. It comes like this. So you have all of the pieces to just use this by itself. And then inside the Foil Mates pack, you're going to get 10 sheets.